Domenica 13 febbraio è la giornata del malato. Abbiamo chiesto a Paolo Carnevali, presidente della sottosezione di Carpi dell'Unitalsi, qual è il programma per l'anno 2011. Allora, abbiamo un calendario molto nutrito. Il primo pellegrinaggio è San Giovanni Rotondo, che qui a marzo seguirà il pellegrinaggio giovani in Polonia, che è un programma che è già il quinto anno che viene fatto proprio per avvicinare i giovani al mondo della sofferenza e al mondo della disabilità, nel senso si fa cammino sempre comunque insieme ai disabili e ai sofferenti, perché non ci sono distinzioni, però con grande gioia e anche grande spiritualità, cioè si combacia sia la spiritualità insieme anche a momenti di festa, gioiosi, sani e sobri, dove poter comunicare a vicenda e poter veramente portare qualcosa di profondo a casa da condividere con i nostri amici. Si partirà appunto in aereo, probabilmente, ecco che il venerdì si arriverà a Cracovia, si visiteranno anche i campi di concentramento, dove ci sarà, ecco, questo simbolo che lasceremo in questi campi di concentramento. Saremo divisi in tre gruppi perché si prevedono circa 1200 giovani e poi iniziano i pellegrinaggi a Lourdes. Il primo è qui a metà aprile, seguirà uno a metà giugno, fine agosto, e il nazionale che verrà fatto a fine settembre. Ecco, io penso sempre che i pellegrinaggi Unitalsi siano una vera scuola sia di spiritualità che di avvicinamento a questo grande mistero che è la sofferenza. Ecco che è molto importante, ecco, quando si parte, proprio lasciarsi un pochino andare. Ecco, l'amore sconsiderato è quello che crea. Ed ecco che appunto abbandonandosi si riesce a cogliere la spiritualità, la gioia che comunque in ogni pellegrinaggio si porta a casa. Ecco, quasi tutti i pellegrinaggi, diciamo, chi giustamente parte con una richiesta a Maria, che sicuramente ascolta tutti, però porta a casa forse un mistero ancora più grande, che questa gioia di vivere la sofferenza, di portarla a casa giorno per giorno, affidandoci al nostro Signore che è sempre presente. Ed ecco che inizia questo nuovo cammino di apertura di cuore, pensando anche alle cose più importanti. Nel vostro programma quest'anno c'è anche un pellegrinaggio dei bambini. Di che cosa si tratta? Allora, il pellegrinaggio dei bambini sono sempre pellegrinaggi molto toccanti, soprattutto quando si guardano i video, però veramente c'è una grande gioia che accomuna sia i bambini con alcune difficoltà e i bambini comunque normodotati, e vedi proprio che non esiste differenza tra i bambini, proprio loro che giocano insieme. Ho portato anche mio figlio a Loreto, che vengono tutti gli anni a Loreto, vedi proprio come loro si integrano alla perfezione con altri bambini disabili, anche giocando con le carrozzine e non creando nessun tipo di differenza. Come diceva anche Giovanni Paolo II, c'è una scala, no? Che c'è il cielo aperto dove veramente si respira un'anticamera di paradiso, ed ecco che vengono aiutati sia le mamme che i bambini, e soprattutto anche i volontari che fanno questa esperienza di gioia con piccoli servizi.